che voi sapete che il confine del Comune di Roma è andato variando quando il comune di Fiumicino è stato separato, quindi qui c'era il comune di Fiumicino, adesso questo è l'attuale Comune di Roma, per un totale di 1287 km quadrati circa. E abbiamo utilizzato delle immagini particolari, questa è un'immagine di un satellite ALOS AV2 del 2010, che è stata classificata separando l'urbanizzato, eccolo qua, e andando a misurare. Quindi su 1287,2 km quadrati l'area urbanizzata risultava di 324,4 km quadrati, quindi abbiamo questa situazione qua. Abbiamo poi fatto un'analisi della densità e abbiamo visto che ancora abbiamo questa densità diciamo alta nella classe bassa, cioè significa che anche qui abbiamo dispersione urbana, quindi in pratica moltissime case diciamo, separate che poi piano piano si vanno compattando. Questa è l'analisi fino al 2010. In ultimo abbiamo utilizzato un'immagine del satellite Sentinella 2, sono satelliti recentissimi del 2015, e con questi abbiamo fatto la stessa cosa andando poi a confrontare con il 2010, e qui abbiamo 354,4,5 km quadrati. Quindi mettendo insieme diciamo il Sentinella e l'Alos vediamo che siamo passati dal 25% di territorio urbanizzato nel Comune di Roma al 2015 con il 27% di territorio urbanizzato. Ecco qua. Quindi il dato 2015 abbiamo di su 1287 km quadrati, 354 km sono urbanizzati. Questo è partendo diciamo dal 1900 arrivando al 2015. Abbiamo fatto inoltre la solita analisi della densità degli edifici e abbiamo ottenuto sempre un risultato che ci fa capire che anche qui il fenomeno del compattamento continua, e quindi scusate, ecco qua, questo è il fenomeno del compattamento, ma continua sempre la costruzione in determinate zone. Questa è l'analisi della densità con l'applicazione dell'indice AP, quindi vediamo che la dispersione scende, cioè si stanno compattando formando i quartieri, però un continuo espandersi dell'urbanizzazione sulle superfici libere, quindi aumenta l'urbanizzazione anche se le zone con densità più bassa si vanno compattando. Allora, il discorso è: cosa comporta questo fenomeno nelle aree di confine al Comune di Roma, per esempio tra Roma e il Comune di Frascati? Questo è un lavoro che abbiamo fatto anni fa, e quindi cosa si vede? Si vede in pratica la saldatura urbana tra Frascati e Roma, è un continuo insieme di case. E che cosa è successo in pratica? Che cosa è che si è andato a perdere principalmente? Uno dei beni più preziosi dei castelli, il famoso vino dei castelli, cioè in pratica sono diminuite le vigne del DOC Frascati, che all'epoca nel 2004 erano circa 1770 ettari, adesso non ho idea diciamo di quanto sia, perché non abbiamo più fatto osservazioni, però se uno dovesse continuare chiaramente vedrete proprio un calo enorme. Questo è la zona diciamo del DOC Frascati. Posso darti un numero? Come no? Nel 2000, prendendo il 2015, siamo a 1000 ettari di Frascati, no? Da 1700 che erano nel 2004. Nel 2015 ragazzo che diceva questo è per far vedere il progetto, cioè il progetto.
pratica un progetto che ha misurato, ha preso in considerazione tutte le linee dell'area DOC, una per una, e tutte le aree con olivi, quindi siano oliveti e vigneti. Questo per far capire, per esempio, le immagini a 50 cm con il sistema informativo dei vigneti. Questo è un bellissimo sistema. Questi sono gli attributi di ogni particella. Questo è il risultato finale, cioè del progetto Bacchus. Che cosa è successo? È che in pratica abbiamo misurato la decrescita degli oliveti e dei vigneti. Andiamo a vedere il perché. Eccolo qua. Questo 2002-2008, io vedo che il vigneto in pratica si è trasformato in un capannone, oppure in una rimessa per automobili, oppure ancora in case, o ancora in altre case. Vedete, è facile vedere le trasformazioni. Si fa un'analisi multitemporale, 2002-2005, vedete, questi sono oliveti, ecco come si sono trasformati, vigneti, altri vigneti erano questi, vedete, questo è un oliveto, c'è anche chi li abbandona, vedete, edifici. Adesso vado rapido perché chiaramente, però un'applicazione sul vino DOC, sui vigneti, su quello che è l'ambiente agricolo di Castelli Romani. Era una riva di Gattoperti. Vediamo un'applicazione